Bella ragazzi, qui Stefan Caos e oggi siamo qui con un nuovo video. Bella, allora, io oggi sono su Garry's Mod, ma prima di cominciare con qualsiasi cosa bisogna dire cos'è Garry's Mod. Allora, Garry's Mod è appunto una mod di Half-Life 2. E infatti se vedete qua in mano ci sono tutte le armi di Half-Life 2. E solo che abbiamo un'arma in più, la Physic Gun. Allora, cos'è? Vabbè, è la pistolina qua che non mi ricordo come si chiama, che spawna questi oggetti e molte altre cose. Allora, la Physic Gun cosa fa? La Physic Gun, nel caso noi spawniamo, per esempio, una porta, ci permette di muoverla e anche di fissarla volendo. Così, col tasto destro si fissa. Ok, e basta. Poi lasciamola lì la porta. Adesso. Poi andiamo giù. Allora, in pratica, allora, il gioco si ba è un sandbox, cioè che si può fare quello che vuole, che si vuole, però bisogna fino alla Garry's Mod 9 si poteva avere, si doveva per forza avere un gioco che funzionava col motore Source Engine. E adesso però io in questo caso aspettate, ok, io in questo caso ho Counter-Strike, Half-Life 2 e Left 4 Dead 2. Adesso non so cosa serve questo cosino, se... vabbè, ci provo dopo. Allora, si possono fare tantissime cose in Garry's Mod. Per esempio, volete creare un'auto? Non c'è problema. Cioè, ci sono anche questi di Half-Life 2, no? Aspetta. Queste, che si sale da solo. Con V, vabbè, si attiva il fly mode. E qua, sale. Invece c'è anche un altro modo. Si possono spawnare oggetti per creare le auto. Cioè, provo a farne una veloce, ma non sono sicuro di riuscirci. Vediamo, eh. Ok. Prima che dico tutto, si fissa. Fissiamo questa qua. Poi si vanno su, qua c'è il menu. Si va sulle ruote. Dov'è? Rotaia. Ruote. Credo che siano qua. Roboti, wheels, ecco le ruote. Adesso noi prendiamo una ruota a caso, questa. No, che schifo. Prendiamo questa. Sì, va benissimo. La mettiamo qua. Ma no, aspettate, scusate l'ignoranza di sto gioco, ma ce l'ho da pochissimo. Quindi, allora, palloncini, palla fluttuante, lampada, nessuna collisione proprietà. Ruota, ecco, perfettamente. Allora, va bene, avevo già programmato questa. Ok. Perfetto. Ok, così. Poi c'è questa che va così. Ok, perfetto. Poi c'è questa che va qua, che fa così. Poi qua infine l'ultima. Oppla. Adesso noi dobbiamo prendere i propulsori, che sono qua, pulsante propulsore, che possono, ci sono diversi tipi, io scelgo lattina, che è il mio preferito. Ok, lattina, vieni qua lattina. Ti prego, no, non voglio stare qui. Invece sì, boh. Qua. Ok, poi si sgancia l'automobile. Adesso aspettate che guardo. Un attimo, prima si mettono i sedili. Se andate sui veicoli, share, che sarebbero i sedili. Mettete, facciamo questo, più classico. Mettiamo qua. Oh! Ma! Fermo! Automobile! No, e adesso si usa la saldatura. Salda, salda, salda. Ok. Opla, fatto, saldato. Adesso dovrebbe essere questo qua. Perfettamente, è una cosa sola. Adesso aspettate che riguardo dove erano. Ok, 6 e 3 e pulsanti. Cacchio, sono troppo handicappati. Allora, voi sapete cosa facciamo? Eliminatore. Se lo trovo l'eliminatore, perché sono talmente handicappato che non so nemmeno trovare un eliminatore. Cacchio. Eliminatore. Emettitore, eliminatore. Va bene, finita. In pratica adesso
Noi potremo viaggiare, infatti, se guardate. Oi, 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 oi. Non mi fate così. Non è fatta nemmeno bene, ma lasciamo stare. Pazienza. Avanti di così. Avanti di così, mi sa che avevo sbagliato pure a metterle. Ecco qua. Avanti di così. Avanti di così, perfetto. Ok. Prima a salire. Se facciamo casino. Dite a mia madre che l'ho amata. Ok. Beh! Vai, 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 vai. Vai, piccolino, vai! Vai, perfettissimo. Poi se c'è qualcosa che non vi è chiaro, qualsiasi cosa, scrivetemelo nei commenti. Poi, aspettate, vi faccio vedere la mia bellissima skin, tra virgolette, che si può mettere, si apre con C e basta che andate su Play Model e vi viene fuori l'omino che potete usare questo, tutti quelli che volete. Io adesso uso questo perché mi sembra più figo. Poi il colore del player è questo qua. Guardate l'armatura. Vedete che cambia? Adesso se io, vabbè, lo uso arancione. Poi qua il colore dell'arma è quello della physic gun. In quel caso la cambia. Poi basta. Ok. E praticamente vediamo il mio player com'è. Shit. No, corre. No, CTRL. Vediamo andare avanti. No, dai, sembra handicappato, basta. Ok, fermati. Fermati! No! Adesso se la... Niente. Non so cosa spiegare d'altro. Adesso passiamo alla parte multiplayer. Allora, ci sono diverse classi multiplayer nei Mod. Ce ne sono diverse. Allora, c'è la classica sandbox in cui c'è un ambiente come questo, solo che sei con altre persone. Poi c'è Trouble in Paradise Town, in cui si usano le armi di Counter Strike, che ve le faccio vedere subitissimo, che sono questa qua è molto carina. Aspettate un secondo, introduzione divertente. Sono gli NPC, ovvero delle persone che si comportano naturalmente. Li uccido. Guardate sopra in alto. Vedi una yankette. Ok, adesso vi faccio vedere subito le armi minchia, ma me le fai vedere? Ti spacco tutto, ti spacco. Ma. Ma. Adesso, le armi attualmente non me le fa vedere. No, non me le fa vedere. Niente, non me le fa vedere. Bella questa. Questa qua è carina, è facile da scaricare, non richiede alcun impegno. Si possono scaricare facilmente da qua. Contenuti aggiuntivi. E tu mappe, armi, tutto avete. Ho già quello che ho scaricato. Poi c'è qua. Ok. Basta, cosa c'è d'altro? Le armi non so perché non me le fa vedere. Ma saranno qualche problema. Fa proprio vedere. Niente, comunque, in questo round ci sono c'è tutta una serie di innocenti e un traditore. Il traditore deve uccidere tutti gli innocenti. Immaginate che devono uccidere il traditore, ovviamente, prima che il traditore uccida loro. Allora, solo che gli innocenti non sanno chi è il traditore e devono stare attenti perché si possono uccidere anche tra loro. Poi c'è la roleplay, che sarebbe una normale vita quotidiana in cui si può fare la mafia, oppure non so, oppure anche solo il cittadino, oppure il venditore di armi, il costruttore, il sindaco, di tutto. Poi c'è lo zone survival, una di quelle che preferisco di più, in cui ovviamente si deve sopravvivere agli zombie, piccini piccioni, in cui
Se viene ucciso da uno zombie che è un altro player, ti inventi anche tu uno zombie. Poi cosa c'è d'altro? Sandbox, Trouble in Terrorista, poi c'è The Stalker che è ancora in fase di elaborazione, che praticamente sarebbe una persona, è invisibile ed è un mostro, mentre le altre sono umani che devono distruggerla prima che lei uccida loro. Poi scusate il mio italiano tutto handicappato, ma fa niente. Poi c'è cosa? Non so cosa dire. Dopo è finito il multiplayer. Mi sa che fra poco. Aspettate, guardo il timer. Mi sa che fra poco, infatti, devo spegnere. Quindi passiamo i saluti. Per sfortuna oggi non ci sarà con me. Come si dice? Oggi non c'è stato con me Ricky Mark, purtroppo. Anzi. Vi spiego un'altra cosa. Ci sono anche questi personaggi che sarebbero come si può dire, delle specie di manichini esistenti nel gioco, in alcuni giochi che avrete. Aspettate che sto facendo una posizione che mi sta piacendo troppo, aspettate. E qua ci sono, si può anche modificare le dita e il volto. Pensate, questo gioco è molto accurato. Aspettate, faccio un attimo, guardate. Yuki! Aspettate che ve lo faccio vedere bene perché è troppo divertente. Yuki! Cioè, è una roba proprio esilarante. Facciamo. Che si possono ovviamente modificare con la Physic Gun, no? Aspettate, che adesso questo mi faccio proprio una roba. Ok. Cioè, quello che lo guarda in faccia e lo. E si spaventa. Vediamo, eh. Perché adesso anche una cosa in veloce, in teoria si potrebbero fare molte cose più divertenti. Vai dritto con l'occhio. Aspettate. Ok. No. Adesso veramente una cosa velocissima. Perché il video veramente dopo diventa veramente lungo. Ok. Fare sempre con C si apre questo menu. Poi happy, no, ti schivo. I'm sorry, no, quitta, no, 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 oddio, bella, 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 bella. Un attimo a pugni perché mi sta troppo sul culo, te lo dovevo dire, però. Adesso facciamo un attimo modifica dita. Questo. Invece di una bambola. Ok, perfetto. Adesso facciamo. Chiudiamo. Io non ho mai provato, quindi non rompetemi i coglioni perché veramente è una cosa assurda. Ok, alziamoli tutti così che in teoria dovrei fare un pugno se faccio così. No, questo è dritto. Ok, poi questo chiuso. No, così, così. Perfetto. Adesso quello. Oddio, ragazzi, mi fa troppo ridere sto qua. Anche lui le dita.
Ah, no, è vero, lui è il contrario, quindi lascio qua il dito così, così, così. Ok, questi qua li mettiamo dentro, 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 questo dentro e questo dentro, questo dentro, questo dentro e questo dentro. Poi chiudiamo il pollice. Oddio, 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 oddio. Calma, calma. Qua. Ok. Benissimo. Benissimo. E con questo screenshot finiamo questo bellissimo video di Garry's Mod. E ciao ragazzi! Mettete tanti commenti, mi piace e iscrivetevi.